19 ottobre 1956 nasce Carlo Urbani, l'infettivologo che fermò la diffusione del virus SARS con il sacrificio della propria vita. Laureato ad Ancona, specializzato a Messina, fu il primo a identificare e classificare la polmonite atipica. Nel febbraio 2003, da coordinatore dell'OMS per le politiche sanitarie contro le malattie parassitarie del sud-est asiatico, prende in carico in Vietnam il caso di un uomo d'affari affetto da sindrome che nessuno riesce a curare. Davanti a un virus così insidioso e sconosciuto, Urbani studia e lancia l'allarme, chiedendo al governo misure drastiche di prevenzione. Isolare i pazienti, monitorare tutti i viaggiatori. In un mese, seguendo le sue direttive, il Vietnam sconfigge la pandemia. Il prezzo del lavoro e della generosità di quelle convulse settimane d'emergenza, Urbani lo scopre sulla sua pelle a Bangkok, quando compaiono sintomi, febbre, tosse, debolezza, di quella malattia a cui nel frattempo ha dato un nome: SARS, sindrome respiratoria acuta severa. Ricoverato in ospedale, comunica alla moglie e agli amatissimi tre figli che non potranno più scambiarsi un abbraccio. Il 29 marzo 2003, dopo aver ricevuto i sacramenti, Carlo Urbani muore. I suoi tessuti verranno utilizzati per la ricerca. L'OMS e il segretario generale delle Nazioni Unite Kofi Annan riconoscono in lui un esempio illuminante nella comunità sanitaria di tutto il mondo, un eroe nel senso più elevato e più autentico del termine.